29/8/2015, siamo in Val Pelin, ecco la diga del Place Moulin. Noi siamo già, abbiamo già superato tramite il sentiero 11 la Bella Salle, la piccola, 2000, siamo 4.2450. Allora qui c'è l'anticima del Château de Dame, lì il Monte Dragone. Allora qui c'è, noi andremo verso di qua, verso il bivacco Monte Tess de Roeses, 3200, a dopo. Passeremo con l'ometto, qui tutto il percorso eseguito, Château de Dame, Monte Dragone. 29 agosto 2015, ecco la diga del Place Moulin, Monte Dragone, Château d'Ame, Grand Murail, la cima lo metto, vedete, della Test Mont de Roeses, 3206, ecco Corrado. Allora, guardate lo spettacolo, incredibile, ripeto per la seconda volta, è una favola, eccolo qui. Allora, là c'è l'Aosta e là il Dent de Bouquetin. Eccolo lì, incredibile, tempo impiegato dalla diga 3 ore e 45. Ecco là c'è il bivacco Ratti col colle e lì c'è il, come si chiama già quello lì? La testa di Valpellina e il Den Erems, ecco qua, con queste immagini, là c'è l'ometto della cima e là il bivacco, ecco qui, a dopo. Continua la trasmissione, ecco lo spettacolo, vedete un po', bivacco Tess de Roeses, nonché Monte Roeses, 3206, 29 agosto 2015. La diga, Corrado, l'ometto della vetta, il Dent del Bouquetin, l'Aosta, più ne hai più ne metti, ambiente lunare, vedete un po', ecco il bivacco, ecco lo spettacolo immenso, Dent Erems, bivacco Ratti, tutte le Grand Murail, la Punta Bunden, Louis Chabot, Château d'Ame, ecco Corrado qui all'ingresso, eccolo qui, qui c'è il rifugio, c'è il bivacco. Adesso voglio vedere se riesco a fare un'inquadratura all'interno, ma non ho. Ecco qui il bivacco. Allora sono 2, 4, 5, 10 posti letto, il tavolo per mangiare, c'è un po' di zucchero, carino, molto accogliente. Ok, perfetto. Qui c'è Corrado e qui c'è il filmato mentre ci diamo la mano qua al bivacco Tess de Roeses, è un mito. Ora 29 agosto 2015, in compagnia dell'amico Corrado, che devo ringraziare per questa gita, per lui la prima volta, per me la seconda nel 2010. Mando i saluti da questo bivacco e questo monte Tess de Roeses, 3206 metri dalla diga in 3 ore e 45. Ecco, sempre sulla cresta del Tess de Roeses, noi siamo spuntati su quell'ometto, abbiamo eseguito questa crestina fino a questo ometto, Corrado, e lì il bivacco. L'ambiente potete vederlo da queste immagini, traete delle conclusioni. Il bivacco Aosta è là, eccolo là, Dent del Bouquetin. Allora lì bivacco Ratti sulla spalla sinistra del colle. Questo cosa c'è? Le Jumeau? Qui? Sì, le Jumeau. Le Jumeau, Punta Bulden, Becca di Queen, tutto. Becca di Queen anche lì. Mando i saluti dal Tess de Roeses, 3200 metri, con Corrado. Giornata splendida,
e non ci sono parole per definire questo paesaggio. Guardate questo video e venite a fare visita a questo paesaggio. Allora, con questa immagine saluto, è la seconda volta che vengo qui. Abbiamo impiegato un tempo da 3 ore e 45 dalla diga. Ringrazio di nuovo Corrado. Tiro la gita, siamo in fase di ritorno. Allora, là c'è l'ometto del vecchio bivacco, si scende giù. Lì c'è una esile traccia esposta da scendere. Si arriva qui, qui c'è questi laghi rimanenti. E poi fino a questo ometto e poi si scende giù di qua. Lì c'è il lago. Allora, ecco un coro di quadratura. Stanno arrivando qualche nuvola. Allora, si passa di lì. Eccolo lì. La traccia visibile. Traccia per modo di dire. L'ometto del vecchio bivacco è quello là. E il nuovo bivacco è di lì. A dopo. Sempre in fase di discesa. Ecco là, c'è il bivacco sulle... di qui. Guardate lo spettacolo. Guardate che ambiente. Incredibile. Là c'è la diga. Noi scendiamo di qua e poi la, ancora lunga, siamo a quota 2930, 2940. Qui c'è gli ometti che attraversano questi laghetti che una volta ghiacciaio e si prende quella dorsale fino ad arrivare alla cresta, poi ci sono gli ometti del vecchio bivacco, poi si risale ancora, dopo.